Nella vasca del pesce rosso. Siamo alla pagina 16 e 17 del secondo fascicolo di Aaron. Allora, è un brano abbastanza lungo, sono 8 righe e anche un pochino interessante, forse non voglio dire complicato, non voglio dire difficile, ma grazioso. E bisogna prestare attenzione ad alcune cose scritte appunto nella musica per poter dare una espressione giusta o corretta e quindi una buona interpretazione per renderlo appunto il più interessante possibile. Allora, abbiamo all'inizio del pentagramma il diesis, quindi ogni volta che noi troveremo un fa con la mano destra o con la mano sinistra, in qualunque parte della tastiera sempre suoneremo il fa diesis, tasto nero e non il tasto bianco. In più, qua e là ci saranno anche altri diesis, soprattutto qui ce ne sono due per il la della mano destra e anche uno qui per il do della mano destra sempre. Ci sono in questo punto, in queste due battute della mano sinistra, i due quadri che quindi cancellano l'effetto del diesis per questi fa. In questo caso, quindi, il mio pollice della mano sinistra suonerà il fa sul tasto bianco. Chiaramente il due quadro sulla prima nota vale anche per la seconda nota. Poi, finita la battuta, c'è bisogno di scriverlo nuovamente e il primo be quadro sul fa vale anche per il secondo fa. Quali sono, cioè qual è soprattutto la cosa a cui prestare attenzione mentre suoniamo per l'espressione delle frasi musicali di questa canzone? Allora, io vedo che c'è una legatura che unisce questa prima nota della mano destra fino a questo mi della mano sinistra. Cosa vuol dire? Che allora la mia frase importante, quella che devo far sentire bene, è affidata sia alla destra che alla sinistra. E poi, visto che qui la destra ripete sempre le stesse note, sempre uguali, probabilmente non è questa la parte importante perché si ripete sempre uguale, sarebbe un po' monotono. Quindi capisco da questo che invece la frase importante, la melodia di questo brano, inizia con la mano destra, passa alla sinistra e poi rimane alla sinistra fino alla fine di questo rigo. Nel rigo successivo succede la stessa cosa. Riparte la melodia con la mano destra, ma poi si sposta nuovamente alla sinistra, perché qui la destra deve fare delle cose ripetitive e quindi questo è un accompagnamento e questo è un accompagnamento. Allora cosa vuol dire? Le parti ripetitive dell'accompagnamento della mano destra le suonerò in modo un pochino più leggero, perché non è così importante che si senta come invece è importante che si senta questa parte della mano sinistra. E nel secondo rigo faccio lo stesso ragionamento. E poi unisco il più possibile tutte queste note, le lego, appunto la legatura mi dice di unirle tutte l'una all'altra senza lasciare spazi di silenzio nel mezzo. Suono i primi due righi con la mano destra e la mano sinistra insieme. Chiaro, quindi la frase importante è questa. La parte della destra, oppure, è un semplice accompagnamento e quindi lo suono più leggero. Nei righi successivi abbiamo, per esempio, nel terzo rigo, la melodia che è suonata tutta, in tutto il rigo, dalla mano sinistra. E quindi la mano destra suonerà
più leggera, come ho fatto nei primi due righi. Un'altra novità, questo simbolo, cioè più che un simbolo, una nota scritta con un carattere più piccolo. E questo è un si che poi è legato a questo la. Questo è un mi che poi è legato a questo re. Allora, qui il libro riporta la scritta appoggiatura. In realtà, probabilmente si tratta di un piccolo errore nella traduzione dall'inglese all'italiano, perché la appoggiatura, come nome, si riferisce a una cosa simile ma non perfettamente uguale. Il nome vero nella lingua italiana di una nota scritta in questo modo è acciaccatura. Può essere un po' buffo, ma è comunque questo è il suo nome. E cosa vuol dire? Una notina piccola unita a una nota subito accanto, ma scritta nel carattere normale, cioè grande. Semplicemente che io la devo suonare molto molto rapidamente, suonarla appena appena e poi lasciarla subito. Quindi si la, il si sarà brevissimo, veramente molto appiccicato a questo la. E allo stesso modo il mi sarà appiccicato a questo re, ma sarà molto breve e poi io lo lascerò subito. Cioè, quindi questo mi appena si sente. E lo stesso per il si. Quindi queste due notine sono veloci e vanno via subito per lasciare lo spazio alla nota che sta arrivando. Quindi il terzo rigo, mano destra e mano sinistra insieme. Nei righi successivi troviamo ancora queste acciaccature. Le troviamo nella seconda pagina, all'inizio del primo rigo, e le troviamo anche nella parte finale, dove la mano sinistra ha molte di queste acciaccature. Quindi, quarto rigo, oppure il primo della seconda pagina. Quindi abbiamo iniziato con la melodia che passava dalla mano destra alla mano sinistra per i primi due righi. Nel terzo rigo e nel quarto rigo la melodia era affidata esclusivamente alla mano sinistra. Nel rigo numero 5 e 6 la melodia è tutta della mano destra e la sinistra fa un semplice accompagnamento leggero come faceva la destra prima. Mi ricordo che qui la mano sinistra deve suonare il si e il fa, ma il fa è naturale. Per via di questo be quadro, questi fa li suonerò tutti sul tasto bianco. Quindi a questo punto suono questi due righi con le due mani insieme. In questo rigo parto dal do diesis e questo dal la diesis. Per finire, ritorno ad avere la mia melodia esclusivamente alla mano sinistra e la destra, per tutto il resto del tempo, farà solo l'accompagnamento con le note che si ripetono. Qui avrò le acciaccature, in qualche caso sulle note vicine, si e la, mi e re di nuovo, ma in un paio di occasioni anche delle acciaccature su note più distanti, dal mi al sol. Non cambia niente, sono note lontane, ma comunque suono la prima nota veloce e poi suono subito attaccata la seconda nota. E quindi un Mi Sol e qua in fondo un altro Mi Sol, ma più a sinistra. Chiaramente, essendo scritto più in basso, non posso suonare lo stesso Mi Sol che ho suonato qui. Quindi gli ultimi due righi.
con le due mani insieme. A questo punto, tutto il brano, dall'inizio alla fine, con le due mani.